orfano di madre. Avevo 9 anni quando morì. Ciao Massimo. Voglio vederla. Non può essere andata via così, senza neanche salutarmi. Si sta male di nuovo. Telefoni a una persona che le è vicina. Può essere lei questa persona? Se lei fosse ancora qui. Se, il se è il marchio dei falliti. In questa vita si diventa grandi nonostante. Parliamo un altro. È tutta la vita che parliamo un altro. Va bene a 10 anni, ma a 20, a 30 anni, a nessuno è venuto in mente di prendermi da parte e dirmi la verità. A nessuno. Lasciala andare. Come on, baby, let me fire. 4 canzoni e ce ne andiamo, che oggi teniamo parecchie situazioni. E il bis? Indivisibile. Yeah, sempre indivisibile, io gli fa Janis Joplin. E dallo, questa Janis Joplin. Ma perché? Io, tu, noi, indivisibili. E vi faccio guadagnare un sacco di soldi. Così papà da appena capo sotto. A me non ci serve niente a nessuno. Qui sei di speciale. Sei tuo futuro. Io voglio viaggiare, io voglio ballare. Io voglio fare amore. Tutti uguali sono mie creature. Tutti nati dall'amore. Si sa come si nasce, ma non si sa come si muore. Ma ti sei guardato attorno tu? Ca, gente normale, fa. Sì, ma ti fanno una bella colpa. Fa. Non sapevo che veniva il momento che si facevano le domande. Dottor, ma voi state dicendo che noi ci possiamo dividere? Sono nata così per colpa tua. Sono creature, nessuna figlia e nessuna. Ma tutte nate dall'amore. Sa come si nasce, ma sa come si muore. L'immondizia ci sta seppellendo vivi. Perché il traffico, non si può più camminare. Vedrai che questo paese lo aggiustiamo. La gente è stanca e ha voglia di cambiamento. Sono tutti con te. Al nuovo sindaco. Cambiare è possibile. Sì. Oggi tutti insieme cominciamo una nuova storia. Però Pierpaolo è stato chiaro, ha detto il progetto deve essere regolare. Vabbè, ma quello usa regolare come intercalare, capito? Come noi usiamo minchia, lui usa regolare. Tutte me le dovete portare, così facciamo pulizia. Ma tu, il permesso per vendere frutta e verdura, chi te l'ha data? Mio padre. E l'euforia dei primi giorni, ma vedrete che Pierpaolo tornerà normale. Anche a noi giustamente ce l'ha raddoppiata l'immondizia. Sto cornuto! Democrazia che vuoi che sia, non ti arrabbiare. Signori, sta rovinando un paese! Ma qua l'abbiamo votato tutti, non è che si fa così. Loro ce lo devono dire che questo era onesto veramente. Ci sono tante cose ancora da aggiustare. Più di queste! Ha introdotto la differenziata. Tutti imboscati, vigili urbani, operatori ecologici. Stanno controllando cartellini e presenze degli impiegati. Oh, di tazzine! Ho capito, ma voi a Milano, i tovaglioni sporchi di sugo, dove li buttate? Ma come cazzo è venuto in mente devo dare un onesto? Ti scanniamo e mettiamo le budella nell'umido e le ossa nell'indifferenziata. Ma che hai fatto la minaccia ecosostenibile? E ormai c'ho l'abitudine, Salvo. Grazie all'alleanza con la Rochette, diventiamo un'azienda che va in tutta Europa. Allora non voglio dimenticare la forza vera che sono le nostre operaie.
Siamo state vendute. Chi ci possedeva? Da domani è in minoranza. Comandano i soci stranieri. Allora, ci fanno fuori o siamo salve? Ognuna di noi dovrà votare espressamente sì o no. Bianca, che cazzo stai a dire? Rispondi! Parla chiaro, che cosa vogliono? E cos'è, uno scherzo? Ci mettono alla prova, per vedere che cosa possono ottenere. Qui è tutto a nostro vantaggio. E stop! Io rifiuto. Vabbè, io voto sì. Che sono disposta a fare per lavorare, eh? Tutto siamo disposti a fare, tutto! Sei il cazzo! Io sono ancora una ragazzina. Se ognuna di noi da sola si è convinta che un po' fa niente, che cazzo ci siamo venuti a fare qua? E se quello che guardiamo non è il cielo? Mamma mia, che sta per cascarci in testa. Ma che poi, cioè, ripensandoci, sì. Forse alla fine abbiamo fatto un po' una cazzata. E vabbè, mo che stiamo a fare una cazzata lo sapevamo un po' da tempo, eh. Sì. Centramosi su sta cosa, mo che comunque è più importante. Raga, ma che avete combinato? Ma che abbiamo combinato? Vi siete rovinati la vita? No, ma che dici? Ma che dà, sta buono? Maremma troia! Che c'è? No, signorino, aiuto. Dai, oddio, papà, signorino! Papà! Cate, gioia mia, ascolta papà tuo. Tu sei l'unico italiano che sei riuscito a far lasciare da una rumena. Ma chi gliel'ha fatto fare questa ragazza a mettersi con lui? Ma è tuo figlio, eh? Ci facciamo un bel giro a Barcellona, traghetto per Tangeri e ci siamo. E appena finiamo l'esame andiamo diretti. No, raga, questo non è un viaggio, è un'epopea. Oh! Ma voi ci tenete a questo ragazzino che nasce? È certo che ci teniamo. Te l'ho detto che era un suicidio mettesi a guardare, sì, no? Sì, perché c'è sta rosicà. Cambiare le pannolini, darle da mangiare, stare svegli la notte, non ce la possiamo fare. Cioè, non siamo pronti. Ma guarda che questa è l'età giusta per far figlioli, poi si diventa troppo vecchi. Abbraccio. Sei l'unica che ha detto che non abbiamo fatto una stronzata. E che ti ha questo figliolo, ogni razzata faceva? E parliamo, le sediamoci intorno al tavolino. E lì poi iniziato a sentire la stronzata proprio qua che mi chiamava, eh. Ma poi tutta la vita che facciamo? Ci baciamo solo tra di noi? Dai, tutta la vita un po' esagerata. Oh, detto una cazzata? Comunque, nostra figlia ci deve avere un nome che è tipo una parola magica. Che nei momenti brutti la fa volare su sto casino che è il mondo. Deve essere tipo una piuma. Ecco, piuma si dovrebbe chiamare. Come ci torniamo a casa? Aspettiamo un autobus. Se passa. Ci vogliamo tornare a nuoto, mo? Sarebbe un'idea. Dice un poeta arabo che la felicità non è una meta da raggiungere, ma una casa a cui tornare. Tornare, non andare. Ma perché ci abita qualcuno lì? Ci abitiamo noi, io, mio marito e due bambini. Comunque sono Fabio. Lorenzo. Qua ci abita da solo con tutta la sua famiglia. Sono io tutta la mia famiglia. Io non capisco perché tu hai questa fissazione di perdonargli tutto. Perché un padre è un padre. Stai bene con tua madre? Non mi fa usare la PlayStation, non mi fa chattare. Hai mai pensato a scappare di casa? Un paio d'anni. Lei è molto legato a suo nipote. È più di un padre. Io invece non riesco con i miei figli. Non so mai cosa dire. Via! Via! È stanco e quando è stanco gli saltano i nervi, ma prima starci male è lui. Penso che nella vita tutto quello che facciamo è una scusa per farci volere bene.
mia amministrazione ha fatto enormi investimenti. Il semaforo! Non ci sono la femmina! Ma se c'è Loretta! Noi abbiamo deciso, ce ne andiamo a Campobasso. Wi-Fi, dappertutto! 5 tacche sul telefonino! Contezza! Questo cadavere è un dono del Signore. Se facciamo finta che è un omicidio, a Citrulla diventa famosa. Cogne, Avetrana, Novi Ligure, che c'hanno più di noi? A voi chi ha dato l'autorizzazione di stare qui? Siamo della truppa di chi l'ha acceso. Sono il commissario Fiutozzi. A che punto sono le indagini, eh? Ma non lo so, ancora presto per dirlo. Noi dobbiamo fare ancora la diretta, costruire il plastico. Cosa avete trovato? Sono le indagini! Le nostre salite! Le nostre discese! Guardate qui, una settimana da Citrullo hanno appena ammazzato una contessa. Il è troppo bello! Cosa prova in questo momento? Apriamo il telefono. Il sospettato numero uno è... Dovremmo fare le indagini! Non state, non fate niente! Isolamento? Fermo! E tu il braccio. Il braccio a coltella. Ah! Come faccio a coltellare con la mente, scusa? Lo vede? Lo vedi con Rottweiler? Basta un niente per farlo scattare. E la moto che è scattata non lo fermi più. È nato per difendere e per combattere. Possono far fermarci in tutti i modi. Che pallottola, che pistola, con le inchieste. 20.000. Metà subito. L'altra metà la consegno. Il confidente ha fatto il mio nome. Vuoi che vada a provarlo? Ma chi si ma... Non importa quanti latitanti o criminali tu abbia preso, fai una stronzata, sei fuori. Mamma! Loro non capiscono l'importanza dei compromessi. Il sangue è nostro. Non siamo come loro, beh. Non siamo come loro, noi non siamo come loro, Francesco. Noi siamo poliziotti, siamo i falchi, non tu scorda mai. Noi ci rialziamo sempre. Insieme. Sette. Come i vizi capitali e gli angeli dell'apocalisse. Pochi rispetto a tutta la vita, ma troppi per ricominciarne una da capo. Stop. Allora. La nostra storia ha avuto un ictus. Un momento prima stava bene, il momento dopo spacciata per sempre. Allora, veramente io ti mandavo segnali da mesi. Davide non ti ha lasciata per un'altra donna, ti ha lasciata per un'altra vita. Tu sei l'unico uomo al mondo che io conosco che molla moglie e figli senza manca averci un amante. Mamma, non riattaccare questo disco. Facevi un paio di massaggi con l'happy ending, ti passava tutto. Non mi serve qualcuno che mi aiuti. Che ci aiuti? Hai rossetto sui denti. Sto per chiederti di diventare la tata dei miei figli. Tata uomo? Sarà alcolizzato. Magari. È un poeta. I tuoi figli non sa con te, no con questo qua. Abracadata! Tu devi smetterla di chiederti perché me ne sono andato. Devi chiederti perché non mi hai fermato. L'ho baciato! Fate girare la voce, scrivete sui muri, mettete cartelli per strada. Siamo dei principianti quando ci innamoriamo e continuiamo ad esserlo fino a quando ci lasciamo. Dammi il tuo amore. Mamma. Amore. Quello che amore è? L'amore che ti toglie il respiro. È per questo che fanno la respirazione bocca a bocca? Il
Io sono Mr. Felicità. Dopo la caduta di Bon, Arianna è andata in crisi. Non fa più niente, non patina. Non si è mai più alzata dal divano. Qual è il tuo metodo, mister? È farla alzare dal divano. Due la mantengono per le braccia e un altro che la sostiene da dietro, che è la famosissima tecnica Tiena Makata Teng. Secondo me, questo è un cialtrone. Sushi! Con riso. Ah, con riso? Con riso. Scusate, a me c'entra in mente se me lo portate a zeccoso. Non mi piace sciacquariate. Cioè, la città zeccoso, ma addirittura lo scotch a turno. Ma è una poca esagerata. Stai sbagliando, oh frata! Secondo me, quando si è da soli, la felicità dura un attimo. Magari se è condivisa, durano pochissimo. L'hai baciata? Sì. Con la bocca? No, careccio.